Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, benvenuti nella recensione di LG K10 4G, il primo dei tre LG che avete forse visto sul nostro canale di Facebook. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, perché lì facciamo passare un po' di video in anteprima. Abbiamo fatto passare un triplice unboxing di tre smartphone LG. Questo era uno dei tre, il primo dei tre che abbiamo scelto di recensire, gli altri arriveranno un po' diluiti nelle prossime settimane. Andiamo a scoprire il nuovo medio gamma di LG che va a sostituire nella famiglia K, va a sostituire la famiglia L che dovrebbe essere stata dismessa. All'interno della confezione abbiamo lo smartphone che vedremo fra un attimo, abbiamo poi, mettiamo da quest'altra parte il nostro Android, abbiamo poi all'interno un alimentatore da 5V 0,85A che sono un po' pochi, la ricarica è un po' lenta, questi auricolari stereo molto particolari, sono un po' buffi perché sono un po' goffi con questo tastone quadrato e poi, tra l'altro è in gomma, non è un tastone rigido, e poi abbiamo queste cuffie molto molto stondate che sembrano un po' quelle che vanno un po' di moda ora, un po' stile Apple, ma in realtà non lo sono perché sono degli auricolari standard. E poi cavo USB, micro USB, la batteria che abbiamo già inserito all'interno dello smartphone e una manualistica rapida. Mettiamo via da una parte la confezione, eccola qua, e portiamo all'interno della nostra inquadratura il nostro LG K10 4G. Back cover leggermente morbida, leggermente gommata, ma rimane comunque abbastanza rigida, con questa trama molto particolare che sembra una via di mezzo fra la stoffa e il legno. Back cover che si può rimuovere con estrema semplicità e anche, vedete, abbastanza flessibile. Abbiamo qui il chip NFC sulla back cover, la memoria espandibile e lo slot per la nano SIM. Nonostante la back cover sia appunto rimovibile, lo smartphone è, devo dire, ben assemblato. Finiamo di chiuderlo, e soprattutto molto sottile, sono 8.8 mm nel punto centrale, ma va subito, vedete, a rastremare verso l'esterno, e quando lo prendiamo in mano la prima sensazione che ci dà è stata quella dell'estrema sottigliezza. Devo dire, sembra molto più sottile di quello che poi in realtà è. Dimensioni 146,6, 74,8 e, come vi ho già detto, 8,8 mm, un peso di 142 grammi, tutto sommato un peso adeguato e, appunto, anzi forse un po' abbastanza leggero, e che quindi contribuisce alla sensazione di avere uno smartphone sia leggero che sottile, e con un hardware da fascia media, ovvero un processore Snapdragon 410 quad core da 1.2 GHz, 1 giga e mezzo di RAM, 16 GB di memoria interna espandibili tramite micro SD, GPU Adreno 306, connettività LTE singola SIM fino a 150 megabit per secondo, Wi-Fi BGN monobanda, Bluetooth 4.1, c'è l'NFC, c'è la radio FM. Detto questo, vi faccio un attimo vedere, finisco di farvi vedere un attimo il design dello smartphone. Sulla parte superiore abbiamo il secondo microfono, niente sugli altri lati. Sotto la porta micro USB, primo microfono, il jack audio da 3,5, tasto di accensione e bilanciare del volume, quindi quello sopra e sotto il tasto, questo centrale, quindi dove, e almeno in teoria, LG dice che va a finire la nostra mano quando reggiamo il telefono, e devo dire che è una trovata abbastanza buona, può piacere, può non piacere, ma fatto sta che almeno sulla serie K è ancora presente. Abbiamo poi, vedete, la fotocamera principale e il LED flash. Lo schermo può essere risvegliato con un doppio tocco, oppure decidendo con il no-code una serie di tocchi per fare una specie di bussata segreta e risvegliare il nostro smartphone. La versione Android è la 5.1.1, se non vado errato, andiamo subito a verificarlo così lo vediamo in diretta. Dovrebbe essere informazioni software 5.1.1, esatto, personalizzata con l'interfaccia di LG che vedremo fra un attimo, un display da 5.3 pollici diagonale, risoluzione HD 1280x720 pixel in cell, quindi il pannello touch è assieme allo schermo, quindi aumenta sia la brillantezza dei colori e sia la risposta al touchscreen, ma parleremo di questo fra un attimo. Tecnologia IPS. La luminosità automatica personalmente non mi ha molto soddisfatto, e come vedete anche con luminosità automatica al massimo sembra sempre un po' sotto quello che dovrebbe essere. Quando la leviamo, vedete, i colori invece sono molto più esplosivi. La teniamo quindi manuale leggermente inferiore al livello massimo. La luminosità è abbastanza buona, comunque niente di sorprendente. I colori appaiono, vedete, un po' slavati, devo dire, guardate anche
quest'icona di Chrome che non ha esattamente i colori che forse avete imparato a conoscere su altri smartphone, comunque si difende abbastanza bene. Fatto sta che fra tutti gli smartphone in commercio ora non è sicuramente quello che ha i colori più esplosivi di tutto. Molto 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 bello il vetro frontale 2.5D che ha una curvatura molto accentuata, secondo me aiuta questo smartphone ad avere un design diverso, diverso dal solito, e che sembra, assieme alla buona qualità costruttiva, nonostante sia realizzato interamente in plastica, un prodotto di qualità superiore rispetto a poi quello che realmente è. Parliamo adesso del software che vi accennavo prima. Allora, buona personalizzazione, la solita di LG. Vedete, ci sono queste animazioni nella home. Se andiamo a... scusate, ok, possiamo andare a aggiungere widget e a cambiare gli sfondi, mentre se teniamo premuto sull'icona possiamo o ridimensionarla, in questo caso non me lo fa fare perché mi sa che non ho abbastanza spazio attorno, vediamo. Ah no, scusate, lo devo fare qua dentro, e posso andare qua dentro a scegliere quanto grande deve essere quest'icona, e poi devo scegliere un'icona. Adesso io un'icona non ce l'ho e quindi metterò la copertina dell'album dei Muse. Sto facendo un po' un giro importante, ma almeno ogni tanto vi faccio vedere qualcosa di diverso. Scegliamo la parte centrale, almeno per non fare vedere sempre le solite cose. Vedete, ho creato la galleria e qui vi potete sbizzarrire perché potete comporre la vostra interfaccia a quadrettoni con le vostre immagini. Sono molto curioso, veramente non ho mai visto qualcuno che sfrutta per bene questa possibilità, che secondo me è molto molto simpatica per chi ha un po' di pazienza. Potete personalizzare i tasti qua sotto, io li ho messi tutti, quindi non ce ne sono altri oltre questi. Abbiamo il tasto per aprire e chiudere la tendina delle notifiche, il tasto per il quick memo, che quindi possiamo andare a scrivere sulle nostre schermate, oppure se preferiamo possiamo convertire questo screenshot in un foglio di carta e quindi vedete prendere gli appunti come se fosse un appunto qualsiasi. Abbiamo ovviamente Google Now, Capture Plus possiamo attivarlo anche da quassù, e come vedete però mancano le altre funzionalità tipo Q-Slide di LG. All'interno del drawer, questo è il nostro drawer, possiamo ordinarlo per download o personalizzato, e possiamo anche mostrare le icone più grandi. Adesso io torno indietro perché mi piacciono le icone un pochino più dense. Possiamo anche abilitare qua sul retro, ve lo faccio vedere dalle impostazioni, possiamo abilitare i tasti affinché, se li premiamo due volte, possano aprire Capture Plus o la fotocamera. È una delle funzionalità che più mi piace degli LG, ovvero un doppio tocco e la fotocamera subito si apre, subito per modo di dire, perché proprio velocissima l'apertura non è. Già che ci siamo, vi mostro la fotocamera. Allora, questa è l'interfaccia di scatto della fotocamera a cui ci troviamo davanti la prima volta. Ovvero estrema semplicità. Io non ho personalmente mai difeso troppo questa interfaccia, che non mi fa impazzire, preferisco già di più questa, questa qui, quella almeno con i tasti di scatto. Ha 13 megapixel, questa è la risoluzione massima della fotocamera principale, con apertura f2.2, si scatta in 4 terzi, i video sono in Full HD. Ci sono veramente pochissime opzioni. Io ho attivato la griglia, sono passato ai 4 terzi, lo vedete, non c'è neanche scritto quale risoluzione si scende, forse premendo sul punto interrogativo, no, neanche. E poi passiamo alla fotocamera frontale o attiviamo lo scatto con la voce. Sostanzialmente le opzioni sono finite, è veramente, veramente un po' poco. Un pochino meglio, per assurdo, la fotocamera frontale da 5 megapixel, che permette di attivare lo scatto con i gesti, quindi una chiusura della mano per fare un selfie, due chiusure della mano per fare una raffica di selfie, e c'è anche il flash virtuale, ovvero quello che poi Apple ha un po' scopiazzato, lo schermo diventa bianco per un attimo e il nostro volto viene un pochino illuminato. Come vengono le foto? Le foto vengono sufficientemente, devo dire che l'ho trovata un po' lenta, ho sentito anche la mancanza dell'HDR, e questo sono io stamattina totalmente bloccato nel traffico, e questa parte sotto per esempio è venuta un po' scura. Con l'HDR sicuramente si sarebbe potuto fare meglio, però per esempio come vedete anche con la luce le foto, questa non è male, questa ha bruciato il cielo, si sente un po' appunto la mancanza della modalità HDR, e però per esempio con una mano abbastanza ferma, con poca luce, si riesce comunque a fare foto tipo queste. Ieri sera a cena in una nota catena prima di andare al cinema, vedete, nonostante
la foto sia così e ci fosse poca luce perché eravamo in un locale, si lascia ancora più o meno a leggere. Qualità, sicurezza, garanzia sono i tre irrinunciabili valori, insomma, nonostante, vedete, la foto sia stata scattata in una situazione non facilissima. Quindi una fotocamera che ha i suoi alti e i suoi bassi, sicuramente fra i suoi bassi includerei il fatto che il software è veramente molto molto scarno. Andiamo nella applicazione per la musica, no scusate ho sbagliato, lo speaker è sul retro. Eccoci qua, avete sentito volume e qualità nella media, niente, niente di più. Non vi ho fatto vedere qua dentro, c'è una raccolta di applicazioni di gestione che un po' tutte poi sostanzialmente rimandano alla relativa voce nelle impostazioni. Per il risparmio energetico abbiamo la possibilità di limitare le app in background. Andiamo ad aprire invece Modern Combat 5, vi ricordo Snapdragon 410, Adreno 306, 1,5 GB di RAM. Nonostante queste specifiche non siano certo da strapparsi i capelli, il gioco devo dire gira abbastanza bene, lo vedremo fra un attimo. Vi parlo invece di ricezione e qualità della rete wifi, devo dire che mi sono trovato abbastanza bene con entrambi, anche nel mio test casalingo nella stanza che è un pochino più lontana dal router con i muri si è difeso alla stregua di altri smartphone della stessa categoria, non mi ha dato particolari problemi, quindi non ho niente da dire in particolare. Ok, avete visto, mancano dettagli, questa è sicuramente una cosa che sappiamo dell'Adreno 306, mancano un po' di dettagli, però ci sono i... scusate, non ci sono infatti i riflessi in terra e non c'è l'acqua che si muove, però vedete il gioco non ha particolari cali di frame rate, anzi non ha alcun calo di frame rate, quindi nonostante tutto si riesce comunque a giocare abbastanza bene. Facciamo la telefonata di prova, allontano un attimo lo smartphone dall'inquadratura, vi ho già detto della wifi ma vi dico che anche per quanto riguarda la ricezione mi sono trovato bene, devo dire anche col wifi non ho niente da ridire. Benvenuto nel servizio clienti Vodafone privati, stai chiamando da un numero azienda. Allora, esattamente come la musica, volume e qualità sono nella media, in macchina potreste fare un po' di fatica se intendete usare questo smartphone con il via voce in auto. Batteria removibile, abbiamo visto 2300 mAh, abbiamo già intravisto anche la modalità di risparmio energetico. La batteria a 2300 mAh fa il suo, nel senso che con un utilizzo medio vi porta a fine giornata, con un utilizzo più intenso però ci può volere una seconda ricarica verso l'ora di cena. La ricarica purtroppo non è velocissima, io l'ho migliorata usando altri caricatori con un amperaggio superiore, 0,84 A, effettivamente sono un po' pochi, strano che non ci sia messo, che Legino l'abbia messo almeno un alimentatore da 1 A, anche perché poi appunto usandone uno da 1 A leggermente più veloce la ricarica è. Nel complesso comunque ok, niente di eccezionale. Prezzo 229 euro. Allora, l'esperienza d'uso è buona, le prestazioni sono tutto sommato, visto considerato l'hardware, comunque vanno bene, c'è un quantitativo giusto di memoria interna, c'è l'LTE, c'è un software funzionale anche se non completissimo. Sicuramente 30 euro in meno, quindi 199 euro, avrebbero aiutato a questo smartphone ad avere un lancio un pochino più spigliato. Noi però l'abbiamo preso su eprice.it, dove viene venduto già a 179 euro, quindi altro che 30 euro, sono ormai ben più di sconto, uno sconto decisamente più importante, quindi siamo già 50 euro meno. Onestamente già un prezzo più adeguato per questo LG K10 4G. Per questa recensione è tutto, se volete guardare una recensione di qualcosa di totalmente diverso andate su smartworld.it, iscrivetevi al canale di YouTube se siete interessati, ho recensito lì di recente le cuffie Bragi Dash, che sono delle cuffie veramente veramente molto molto particolari, degli auricolari totalmente Bluetooth e totalmente senza fili. Per questa recensione è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per androidworld.it.